L'ennesima visita di Matteo Renzi a Palermo ha trovato il secco no di parecchi studenti e di giovani appartenenti ai centri sociali. Questa mattina, mentre il Premier parlava alla platea del Teatro Politeama di Palermo, esponendo i motivi del sì al prossimo referendum costituzionale, in via Ruggero VII diversi striscioni invitavano Renzi ad andare via dalla Sicilia. Il corteo, partito da Piazza Verdi, si è riscaldato quando i manifestanti hanno provato a forzare il cordone di polizia. Si sono susseguiti momenti di tensione tra i giovani e le forze dell'ordine. Questi ultimi, per placare i disordini, hanno dovuto usare le maniere forti. Gli scontri hanno causato il ferimento di un agente, che è stato soccorso dai suoi colleghi e condotto in ospedale, e il fermo di uno studente. Dopo un secondo tentativo di sfondamento del cordone formato dai celerini, andato a vuoto, il corteo si è sciolto e i manifestanti, dopo aver incendiato un manichino con le sembianze di Matteo Renzi, si sono dileguati tra le vie del centro cittadino.